tendenza. Poi anche Verona, che assolutamente sugli esterni ha cambiato, che al momento non è l'obiettivo della squadra di coach Dennis Cabina. Il 20 ci prova ancora da 3 questa volta del girone ovest, ovvero di Biella. Certamente una grandissima sorpresa nei playoff della scorsa stagione. Imola ha difeso bene in questa occasione, prende un tiro fuori dai giri. Coletti, che è l'ultimo giocatore arrivato nella squadra veronese, è arrivato proprio a dicembre per andare a ricoprire. Sì, poco gioco di squadra, molte iniziative dei singoli da parte della formazione ospite. Ora c'è Wilson che si prende un'altra confusione pesante. Corso, è stato il secondo richiamo in quel di Esico, i lunghi organizzati dagli staff tecnici. La caparbietà dei biancorossi. 20-13, zona fronte pari per la formazione veneta. Si prova a difendere dalla confusione pesante di Pedro. Fatto, è veramente molto tosto. Non è per Prato che prova la conclusione pesante ancora una volta. Care, Amato in angolo, braccato da Gasparini, prende di fondo l'ottimo pallone per la conclusione. Mette 7 punti Dunamen e rispedisce a più 17 i suoi. Massimo vantaggio. Un altro assist da Amato a Poletti, proprio per il Necker. Amato arresta il palleggio, si va da Green che prende questa conclusione pesante. Campione, affretta i tempi Verona. Si va da Green che prova un altro tiro impossibile. Uno da parte di Penna, si va in contropiede, 2 contro 2, Pella per Bell che prova a conquistare il palo, prova il canestro! Esce da parte di Wilson, un po' fuori ritmo in questo caso. Verona che prova ad alzare lei i ritmi e a tirare in questo caso, realizza ed è miscavito. Ultimo minuto di gioco, Palermo va dentro, si arrampica e segna ancora. Suo primo tempo, scambiano pennine esterne gli imolesi, si va da Wilson. Pericoloso sull'arco, Palermo fronteggiato da Wilson, esce, riceve Poletti che tira da 2, ha questo tiro Poletti e tira andato alla conclusione molto sfortunata da sotto. Si dà un gran affare Green, serve un ottimo assist. Decima tripla per Imola, Udom segna un canestro abbastanza incredibile della Premier League. Nel frattempo bello recupero da parte di dei due americani e si va da Penna che segna a ribaltare il meno 11 dell'andata. Arrivati a questo punto, Penna si prende la conclusione al 24esimo secondo, finisce 86-66 la sfida per l'Andrea Costa che vince di 20 contro Verona, in anella la decima vittoria consecutiva in casa e raggiunge il treno playoff.